Allora, nel precedente video abbiamo parlato della partizione fissa e variabile. Quelle due tecniche servivano per gestire la memoria reale, fisica di un PC. Oggi invece parleremo della memoria virtuale, ossia quando noi dobbiamo caricare un programma in memoria centrale, la memoria centrale deve avere sufficiente spazio per poter ospitare questo programma. Ma se un programma è molto grande, più grande della memoria stessa, non può essere eseguito. Allora cosa si è pensato? Invece di caricare l'intero programma nella memoria centrale, si è pensato di suddividere, il programma in porzioni più piccole. Ciascuna di queste porzioni viene caricata in memoria quando serve. Quindi nel momento in cui io ho un programma che deve essere eseguito, viene creato il relativo processo, si suddivide il programma in varie porzioni, la prima viene caricata in memoria centrale e man mano che servono le altre porzioni, queste vengono caricate da memoria di massa in memoria centrale. Questo va a creare la cosiddetta memoria virtuale. Quindi non tutto il programma viene caricato in memoria centrale. Il programma viene suddiviso in porzioni e quindi si carica in memoria centrale solo la porzione che serve. È chiaro che tutte le porzioni di programma che non sono ancora in memoria centrale sono sulla memoria di massa. Quindi che cosa succede? Che tutte le volte che ho bisogno di caricare una porzione che si trova in memoria di massa in memoria centrale, si perde del tempo, per cui l'esecuzione del programma effettivamente subisce un rallentamento, dovuto al trasferimento, detto anche swap, di queste porzioni tra la memoria centrale e la memoria di massa. Come vantaggio però abbiamo la possibilità di eseguire più processi che possono essere inseriti nella memoria centrale e l'altro vantaggio è dato dal fatto che processi con dimensioni ampie possono essere comunque eseguite, a differenza della memoria gestita con le partizioni fisse e variabili. Ora, che cosa significa allora effettivamente memoria virtuale? Perché memoria virtuale? Perché memoria virtuale in quanto si sfrutta la memoria reale, quindi la RAM, la memoria centrale reale, viene sfruttata come se fosse molto più grande di quella che effettivamente è, in quanto ogni programma si comporta come se avesse a disposizione una memoria molto più grande di quella effettiva. Quindi, tutte le volte che noi andiamo a simulare un oggetto all'interno dell'informatica, parliamo di virtuale. Per cui con una memoria reale piccolina si possono eseguire programmi grandi come se avessimo una memoria reale grande. Chiaramente questo non è, quindi la memoria è virtuale, cioè tra parentesi finta. Esistono due tecniche di suddivisione del programma. Abbiamo la paginazione e la segmentazione. Vedremo questi in un video successivo.